Oggi andiamo a parlare del Syngonium, lo facciamo con la nostra esperta Francesca Vernile, qui dai vivai Prima Verde di Acilia. Eccoci qui Francesca, allora cosa puoi dirci di questa bellissima pianta? Allora, questo è un Syngonium, un'altra pianta appartenente alla famiglia delle Aracee, con un portamento molto simile a quello di un Pothos. In realtà in questa pianta non è apprezzabilissimo perché è fitta, eh? esatto, è un ciuffo molto fitto, però in realtà i Syngonium si comportano abbastanza in maniera abbastanza simile a quella appunto dei Pothos. Ecco, qui vediamo un esemplare in cui è più comprensibile, facendo questi rami che tendono a strisciare, a ricadere o ad arrampicarsi, che infatti emettono delle radici che gli servono proprio per aggrapparsi sui tronchi degli No, fa parte alberi. dell'epifite. Si comporta in parte come epifita, oppure in parte, magari una volta che ha raggiunto la volta della foresta, può anche perdere il contatto con il terreno che ha attraverso queste radici e vivere soltanto come epifita. In altri casi invece lo mantiene. Diciamo che però non la troveremo mai esclusivamente a terra, avrà sempre comunque un appoggio ad un tronco, ad un ramo di un albero. Questo in particolare è un esemplare di Syngonium podophyllum albo variegato, un oggetto del desiderio per i collezionisti di questi ultimi tempi, perché appunto ha la foglia variegata di bianco. Sembra uno scudo, la Sì, foglia la forma sembra della foglia è incredibile. molto Divisa bella. in due perfettamente, Sì, anche sì. alcune. Ma che bello. Tutti i Syngonium hanno questa forma, chi più arrotondata, chi meno, però in questo caso è la variegatura che lo rende anche insomma un po' ricercato, un po' costosetto. Poi insomma c'è tutto un filone di collezionisti disposti a qualunque cosa per le variegature. Questo qui è molto più comune. Inizialmente, quando è uscito in commercio, anche lui sembrava insomma una cosa assolutamente rara, poi è diventato molto più diffuso ed è quello sempre un podophyllum variegato di rosa. Ora, se è un pink heart, un pink qualcosa, perché poi sono state fatte tantissimissime varietà, alcune anche lì molto rare. Lui insomma forse tra i rosa è quello più comune. Tra l'altro, se non gli garantiamo abbastanza luce, la foglia tenderà a perdere questa bella variegatura rosa, quindi non il sole diretto mi raccomando, perché le bruciamo subito, però molta luce. Le teniamo in casa perché comunque provengono dalle foreste tropicali e quindi non amano il freddo. Diciamo che già sotto i 15 gradi si straniscono, alcune varietà anche di più, possiamo arrivare a 10, ecco, però insomma ambienti un po' più caldi, una buona umidità, quindi comunque l'aria secca non è il massimo, anche perché favorisce, come in tante altre piante, l'attacco di ragnetto rosso. Concimazioni regolari, anche qui comunque hanno tanta vegetazione, quindi dobbiamo dargli nutrimento per produrre questi tessuti vegetali. Acqua, non lasciamo mai asciugare il terriccio, ma anche qui assolutamente non in ristagno. Possiamo coltivarlo in idrocoltura, però in terra non bisogna far ristagnare l'acqua. Allora, guardando questo esemplare, sembra che tollera bene comunque anche il vaso piccolo, cioè continua Sì, a perché comunque, infittirsi. esatto, in realtà noi con le epifite possiamo anche giocare con vasi più piccoli, perché magari il contatto con il terriccio non gli serve tanto per assumere nutrimento, ma in quel caso è fondamentale che le concimazioni siano fogliari. Cos'è una concimazione fogliare? È una concimazione in cui andiamo a disciogliere un apposito concime in acqua e lo spruzziamo sulle foglie. Facile, la pianta lo assorbe molto più rapidamente ed è così in grado di mantenersi in salute. Benissimo, ringraziamo Francesca per questa bella spiegazione. Come sempre, un bel pollice all'insù se avete gradito questo video, ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale. Ciao, alla prossima!